il paese sta andando in bancarotta a causa del governo Monti. Ha alzato le tasse, ha messo la tassa sulla prima casa che si paga solo al nord, sta affamando le aziende con una pressione fiscale senza precedenti. C'è in Italia la disoccupazione giovanile è a dei livelli storici, al sud dai 18 ai 25 anni uno su due non ha occupazione, ma i consumi del sud sono superiori a volte di quelli del nord. Ciò cosa vuol dire? Che lavorano prevalentemente in nero. Vuol dire che l'ufficio catastale al sud è abusivo, perché il 64% delle case non esiste, non è censito, perciò anche l'IMU lo paga solamente al nord. Dobbiamo dare un taglio a questo modo di fare politica, dobbiamo dare un calcio nel sedere a Monti e al suo governo, altrimenti il nord inevitabilmente non farà la secessione politica, ma farà una secessione economica, cioè le aziende del nord andranno via da questo paese, andranno in Austria, in Slovenia, andranno in Germania, dove là i governi fanno i ponti d'oro e alle aziende del nord che si trasferiscono, mantenendo una tassazione del 25%. Se non vogliamo distruggere tutto il patrimonio delle piccole e medie imprese che abbiamo al nord, dobbiamo fare in fretta, dobbiamo darci da fare, dobbiamo mandare a casa Monti. Quando manderemo a casa Monti dobbiamo assolutamente tornare al voto, dare la parola ai cittadini e affrontare l'unica soluzione per questo paese, il federalismo fiscale, ed ogni regione deve potersi gestire autonomamente le proprie risorse per evitare di vedere la Sicilia con 51.000 dipendenti regionali a fronte di un Piemonte con poco più di 3.000. Questa è la nostra ricetta, con Roberto Maroni, segretario federale, si può fare, e il motto di questa rivoluzione è prima il nord.